Sarà la Pretuziana Sport di Teramo a gestire il complesso sportivo Le Naiadi di Pescara. La società teramana è capofila di un'associazione temporanea di imprese, insieme alla Rarinantes dell'Aquila e la FG Quadro di Pescara, quest'ultima da sempre vicina al mondo dello sport dei diversamente abili. La Pretuziana è una realtà consolidata nel settore, visto che a Teramo gestisce sia la piscina comunale che il campo di atletica leggera, oltre al palazzetto dello sport di San Nicolò. L'affidamento è al momento per un anno, ma le idee a quanto pare sono già proiettate al futuro, come dichiara l'amministratore della Pretuziana, Massimo Pompei. Noi siamo pronti, nel senso che appena ci consegnano ufficialmente, anche materialmente, le chiavi, siamo pronti a iniziare tutti i lavori. Speriamo di poterlo fare entro settembre, metà settembre, perché vorremmo entro 30 giorni riaprire tutti gli impianti. Ecco, ovviamente se ce ne dovesse essere la necessità. Siamo certi che tutto il comprensorio aspetta con ansia la riapertura di questo splendido impianto e faremo di tutto per essere pronti prima possibile. La gestione delle Naiadi è stata al momento affidata temporaneamente per un anno, ma voi intendete proseguire nel caso come ATI, come associazione temporanea di imprese? Assolutamente sì, la nostra idea è quella di essere disponibili e di dare la disponibilità alla Regione di un lavoro pluriennale, sottoponendo alla Regione anche una realizzazione di migliorie importanti, no? Da far valutare. Tema estremamente sensibile, quello occupazionale. Pompei rassicura. La prima cosa sarà quella di convocare tutti i dipendenti che hanno lavorato finora all'interno dell'impianto e con loro progettare e programmare la riapertura. Vorremmo intanto iniziare con loro e sicuramente poi, se ce ne fosse la necessità, dare la possibilità di lavoro anche ad altri eventuali dipendenti del comprensorio di Pescara. Ecco, non intendiamo portare persone da Teramo, visto che siamo di Teramo, piuttosto che da altre località. Ci piacerebbe lavorare con i cittadini pescaresi. Un'ultima cosa, l'accordo prevede che eventuali situazioni debitorie pendenti della struttura non saranno sanate dalla nuova gestione.